Un altro incidente sulla 3 Salerno-Reggio Calabria. Questa volta a perdere la vita un operaio di 58 anni, Fabio Carrer, mentre era impegnato in un cantiere allestito per il rifacimento del tratto compreso tra Bagnara e Scilla. L'operaio dipendente della ditta Cimolai era intento a smontare la carpenteria metallica all'interno del cantiere del viadotto Spalassà, quando per cause ancora in corso di accertamento è stato travolto dal crollo di una trave. Sul posto è intervenuta la sottosezione di Palmi della Polizia Stradale al comando dell'ispettore capo, Francesco Tringali, con il coordinamento della dirigente provinciale, Giuseppina Pirrello. L'incidente si è verificato all'interno del cantiere del quinto macrolotto, in corrispondenza del chilometro 415 dell'autostrada. L'amministratore unico di ANAS, Pietro Ciucci, ha espresso il cordoglio ai familiari dell'operaio e ha nominato una commissione d'inchiesta interna.